Secondo l'ultimo report sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna, a cura dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, i cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna sono circa 539.000, di cui 62.000 residenti in provincia di Parma, di età media 34 anni e la maggior parte di origine rumena. Abbiamo provato a riproporre ai cittadini di Parma alcune domande relative ai temi trattati nel report, riscontrando però una certa confusione. Soprattutto a domande specifiche, le risposte sono state vaghe. Qual è la percezione dunque dei parmigiani rispetto alla realtà dei fatti? Io penso che la diversità sia una ricchezza e quindi se lo straniero, come quando l'italiano, è una brava persona, ben venga. Se delinqua, delinque sia il parmigiano che lo straniero. Non vedo differenze. Che percezione ha lei dello straniero residente qui a Parma? Voglio solo veramente che lavora e lavora i documenti in regola, veramente questo, poi tutto il resto mi dà fastidio. Poi alla fine ignoranza, ok, magari ci saranno stranieri che commettono reati, tutto quello, ma anche italiani. Cioè alla fine se vuoi essere un delinquente, che tu sia italiano o extracomunitario. Però devono essere rispettate determinate condizioni essenziali, non condizioni che voglio io o che se sono residenti di già da tempo, cioè possono rimanere secondo me. Okay. Però invece quelli che si trovano in giro, che non si sa dove arrivano, non hanno un posto dove andare a dormire, non hanno niente, quelli secondo me vogliono mandati indietro. Il problema è la sicurezza, il problema è la droga, non è tanto lo straniero, a mio avviso. Per quanto posso aver visto io, penso che ci siano molti provenienti appunto dal territorio africano, ma ho visto anche molti spagnoli qui a Parma, e qualche francese, ma adesso sono dando molti russi, per esempio. Albania, Algeria anche, Marocco, Tunisia. Degli stranieri. È cambiata, bisogna prendere atto che è cambiata. Non sta a... Posso solo dirle che a occhio, mentre quando cammino, vedo molte più persone straniere rispetto al passato, ma non ne ho la minima idea sulla percentuale reale. La provincia di Parma, abitino a Parma, in città, oppure nella provincia di Parma, appunto? Penso che gli stranieri siano concentrati per lo più a Parma stessa, nel centro, però se ne comunque si trovano anche nel territorio comunque limitrofo. No, credo siano già di seconda generazione, quindi ci siano genitori che poi hanno fatto figli e quindi questi figli siano già cresciuti in Italia, perché tutti parlano un italiano perfetto. Quando giri per Parma o anche in provincia, ti senti sicuro? Abbastanza, sì. E lei si sente sicura? Io non ho paura. Ogni età ha avuto le sue magagne. Io non ho paura. No, comunque Parma è una cittadina abbastanza tranquilla, quindi quando esco non mi sento minacciata.